Per qualche persona che è rimasta in piedi, ci sono dei posti qui, potete avvicinarvi. Grazie per esserci tutti quanti. Saluto particolarmente i miei colleghi parlamentari perché mi fa piacere che ce ne siano diversi, anche dei, dei nuovi. Quindi grazie davvero, è sempre un'emozione stare con voi. Allora, siamo arrivati al nono appuntamento di, di Parole Guerriere, Seminari Rivoluzionari. Il tema di oggi è Anima e Ambiente. Solo una rivoluzione ci salverà. Bene, perché abbiamo bisogno di questa rivoluzione? Ne parleremo assieme e eh, gli interventi di preziosi dei nostri relatori ci aiuteranno a rispondere a questa, a questa domanda. Eh, sicuramente nel, in tutti i seminari rivoluzionari che. Eh, abbiamo progettato assieme, a cui abbiamo tutti quanti partecipato e compartecipato anche grazie alla vostra eh, presenza e il vostro affetto. Eh, abbiamo sicuramente capito che viviamo un momento storico inedito, l'abbiamo detto più volte. Un momento che eh, vediamo e se sentiamo anche di essere al limite. L'ho scritto in un post dove siamo stati ospitati, sul blog di Beppe Grillo, che ringraziamo sempre per le sue parole guerriere e quelle originarie, e, e gli dissi che siamo al limite, al limite della sopportazione per tante condizioni di stress, di, eh, di modi in cui la nostra vita oggi si svolge anche nell'ambiente di lavoro, a volte un tempo storico limitante per le nostre aspettative, per, per i nostri sogni, è in effetti una... Consapevolezza di, della storia eh, dell'uomo è che molte volte l'uomo è stato capace di autodistruggersi. Eh, pensiamo alla bomba atomica, ai eh, rivolgimenti insomma, eh, climatici, ai disastri ambientali che ne sono derivati e che ci sono tuttora. E dunque, se è vero che tutti quanti noi in questa sala e fuori. Eh, abbiamo dei percorsi di vita e di formazione completamente eh, diversi, ognuno con il suo grado di consapevolezza sa eh, che effettivamente stiamo vivendo un, un periodo opprimente per, per le nostre vite, per le nostre cos coscienze. C'è qualcosa che ci dice che non stiamo completamente bene, ma non riusciamo ancora a capire di cosa si tratta. Certo è che il modo in cui eh, noi esseri umani abbiamo organizzato eh, lo stare assieme non ci va più bene, non funziona più la, questo, questo metodo, in questo momento di svolta antropologica, come abbiamo detto più volte, allora mh, le nostre modalità di stare assieme devono cambiare, si devono modificare, cambiare alla radice, essere ripensate e quindi rivoluzionate. Ecco la rivoluzione. E tutto parte però dall'interiorizzare che c'è un rapporto di assoluta eh, specularità fra eh, l'anima e l'ambiente. L'anima è la nostra psiche, il, il nostro sentire e l'ambiente è a partire dalla, dalla nostra casa privata, al nostro ambiente di lavoro, fino poi alle, al mare, alle montagne, ai nostri paesaggi. Allora essere consapevoli che c'è questo uh, rapporto mh, da un lato ci responsabilizza, ci fa sentire forse meno impotenti rispetto alle cose che possiamo modificare. Abbiamo uh, compreso e lo capiremo ancora meglio anche grazie a, al contributo dei relatori che ciò che, ehm, che noi conduciamo e, e facciamo in privato può effettivamente riverberarsi nel, nel pubblico, nella società. Eh, possiamo migliorarla, migliorare le condizioni della collettività con azioni virtuose, penso per esempio e banalmente ad un'azione eh, virtuosa che possiamo fare dentro le nostre case, per esempio fare una buona raccolta differenziata, quello aiuterà fuori il, il ciclo di smaltimento virtuoso eh, dei rifiuti e al contrario come possiamo anche negativamente influenzare la collettività se per esempio partendo sempre dalle nostre mura eh, domestiche utilizziamo o abbiamo dei comportamenti violenti, scorretti, è molto probabile che ci venga naturale farlo anche fuori. E altrove. Ecco quindi come eh, davvero siamo eh, artefici di ciò che accade eh, intorno a noi e quindi se soffriamo e non sappiamo oh, bene perché, questa è una risposta anche che dovrebbe dare e che deve dare eh, la politica. Eh, deve anche trovare delle soluzioni. Io oh, penso a, eh, alla depressione che è diventata ormai un fenomeno di massa, i suicidi degli imprenditori, dei giovani eh, studenti precari, eh, ancora il fenomeno degli chicomori, all'infertilità. Eh, tutti questi eh, fenomeni ci fanno cap capire che c'è un malessere eh, diffuso e che quello che, ogn che ognuno di noi prova nel suo intimo non è più un fatto privato ma una vera e propria questione politica ed è di questo che eh, ci occupiamo anche all'interno delle, eh, delle istituzioni e sappiamo bene eh, che nel frattempo tutto questo allarme, questo disagio è anche in qualche modo mascherato, anacquato, svilito dal sistema mass-mediatico che come sappiamo risponde all'agenda setting dettata dai grossi gruppi finanziari che ci dicono cosa è una notizia e cosa non lo è. Quindi ci inducono anche a come pensare, come agire, cosa comprare e cosa non. E qui ecco il, eh, il tema della, della giornata, perché non abbiamo, secondo me, molta scelta, visto che eh, è in ballo proprio la sopravvivenza della, della specie umana, quindi mettere in equilibrio la nostra psiche e quindi anche l'ambiente circostante. Qui arriva il ruolo delle forze politiche, delle istituzioni. Io parlo per, per il Movimento 5 Stelle, che deve proprio sfidare questi tempi e deve, secondo me, ragionare sempre in due ordini di tempo eh, assolutamente differenti, ma contestuali. Quindi, uno è quello della vertenzialità delle contingenze del governo, appunto, dell'amministrazione dell delle cose oggi, ma anche una visione a lungo termine per progettare il futuro, pianificarlo e quindi imparare a conoscerlo e a inventare questi nuovi eh, modelli e paradigmi eh, di vita, ma anche di lavoro. E qui vado a presentarvi il, la nostra prima relatrice che ringrazio, Tiziana Beghin, la nostra europarlamentare, che ha accolto subito questo invito ed è subito entrata nel, nel mood di parole eh, guerriere. E, e quindi mh, andando proprio oh, al, al punto cruciale, ovvero il fatto che dobbiamo rivoluzionare, eh, per esempio, e ripensare il paradigma industriale, che deve quindi essere anche in grado di affrontare proprio quelle sfide. Che si intrecciano anche con le questioni geopolitiche e gli interessi del libero scambio. Tu ti occupi molto di questo, sei stata molto presente, anche un punto di riferimento per noi nel momento in cui eh, si discuteva e si discute ancora oggi dei trattati come il CETA, il TTIP. Eh, allora ti chiedo di farci una riflessione proprio su questo, perché la tesi. Eh, eh, neoliberista scusate, ci dice che il libero scambio è un valore di per sé, quindi quasi un dogma da accettare sempre in maniera positiva. Invece, questa tesi è stata ampiamente sconfessata, e tu in maniera tangibile ci puoi anche raccontare qualcosa di più dal punto di vista europeo. Grazie, bene. Eh, eh, grazie Dalila per l'introduzione, grazie soprattutto per aver, eh, avermi invitato in questa, eh, in questa occasione, sicuramente utile non soltanto a chi eh, oggi si è presentato con entusiasmo e vedo tantissime persone, ma soprattutto anche a noi che eh, avremo quindi la possibilità di avere punti di, di vista di spunti di riflessione differenti. Eh, sì, libero scambio e neoliberismo eh, vissuti come, come un dogma e eh, in qualche misura sconfessati, purtroppo non ancora abbastanza sconfessati, devo dire, perlomeno a livello mondiale e a livello europeo, l'idea dominante è ancora quella che eh, il libero scambio, il libero commercio debba essere perseguito a tutti i costi, e fondamentalmente lo fa eh, adducendo poi dei pretesti che teoricamente potrebbero essere validi eh, ma che poi empiricamente noi non vediamo questo tipo di risultati. Eh, chi oggi porta avanti l'idea del libero scambio a tutti i costi eh, lo fa. Eh, pensando eh, e ipotizzando che possa essere utile ad una crescita reciproca delle due parti contraenti eh, questi, questi accordi che ormai sono diffusissimi a tutti i livelli. Lo fa addirittura portando eh, eh, anche delle motivazioni di tipo non strettamente di tipo commerciale, quindi il fatto che promuova libertà individuale, che promuova la democrazia, che promuova il benessere eh, e soprattutto da ultimo, eh, un po' in un modo dal mio punto di vista ambiguo come unico modo per mantenere la pace a livello internazionale. Fondamentalmente sono questi i quattro ambiti su cui eh, si basa eh, questo, questo assunto. E, eh, se questo può essere vero da un certo punto di vista per quel che riguarda i paesi avanzati, eh, non la stessa cosa noi possiamo dirla quando gli accordi di libero scambio vengono eh, negoziati tra paesi che hanno dei punti di partenza molto differenti. O che addirittura appartengono a fasi eh, proprio molto molto distanti. E questo non lo diciamo soltanto noi su una, su una base di eh, credenza, come invece vuole essere e come è oggi purtroppo eh, l'idea di eh, neoliberismo dominante, ma su delle valutazioni puramente empiriche. Mm. Lo possiamo verificare tutti quanti. L'Africa ha moltissimi accordi eh, commerciali con paesi più avanzati, eppure non mi sembra che, che, non, che siano state eliminate tutte, tutti, tutti gli squilibri esistenti da un punto di vista della prosperità, da un punto di vista della pace, da un punto di vista della democrazia, della tutela dei diritti all'interno di molti di questi paesi. Eh, quindi, mh, Portare come conseguenza eh, sicura questo tipo di obiettivo con un accordo di libero scambio mi sembra che sia già abbastanza eh, sconfessato da quelli che sono i risultati pratici ormai da decenni. Eh, in Sud America abbiamo una situazione che può essere migliore, eh, però abbiamo anche in questo caso uno sfruttamento intensivo del suolo, prima si faceva appunto giustamente la questione eh, legata all'ambiente e abbiamo anche un grandissimo sfruttamento delle persone che non possiamo definire poi eh, in un modo molto... Molto distante da quella che è la libertà individuale, perché non sono soltanto la tutela di alcuni diritti inviolabili, ma anche ciò che poi ci consente di fare il nostro portafoglio che determina il nostro grado di libertà. Eh, e quindi è evidente che eh, anche in questo caso noi non abbiamo raggiunto questo, questo risultato. Poi mi piace ricordare molto spesso il trattato in Asia, che, eh, quello con Singapore di cui si è parlato molto e che viene oggi, eh, io appunto lavoro a stretto contatto con la Commissione europea e con i miei colleghi europarlamentari di schieramenti che sono notoriamente e secondo me anche da un punto di vista ormai molto ideologico neoliberisti, parlano di Singapore come di uno dei grandissimi eh, risultati no, della gli ultimi risultati eccellenti, eh, non mi pare che Singapore eccella eh, da un punto di vista della democrazia, essendo praticamente una dittatura. Eh, ma eh, la teoria eh, dell'iperliberismo, perché secondo me è più da definire un iperliberismo oggi piuttosto che un neoliberismo, se da un lato è sconfessata eh, dai risultati che ottiene, dall'altro continua ad essere eh, vista e eh, potremmo anche dire un po' propagandata eh, come la soluzione e la panacea a tutti i mali. Ecco, io però vorrei dire che io non sono contro il commercio e non vorrei che eh, eh, ci si potesse attaccare a queste parole per accusarci di protezionismo, non è assolutamente questo eh, l'ambito del discorso, anzi io sono stata relatrice eh, di un eh, dossier piuttosto importante al Parlamento europeo, che è quello di risposta alla eh, strategia com della Commissione, la Trade for All, eh, quindi quella che è la strategia commerciale dell'Unione europea eh, e il rapporto che io ho scritto, poi emendato comunque dai miei colleghi con cui abbiamo trovato del, dei punti in comune, è stato approvato a larghissima maggioranza. Quindi è evidente che la mia non è una posizione di, eh, di protezionismo, ma eh, non vorrei nemmeno. Che eh, Si continuasse su questa scia per cui eh, si associa il libero scambio alla naturale conseguenza di ogni società libera. Non è vero, semplicemente non è così. Eh, il libero scambio, purtroppo, nei fatti ha prodotto e continua a produrre delle grandi disparità sociali e questo è eh, innegabile. Eh, quando i miei colleghi parlano di globalizzazione come di un fenomeno inarrestabile, ineluttabile e ai quali semplicemente non noi ci dobbiamo adattare. Beh, da un certo punto di vista hanno, ve, eh, hanno ragione, è vero, la globalizzazione c'è, cioè, esiste, ha cambiato mh, drasticamente il nostro modo di vivere, lo cambierà ancora di più. Perché è evidente che tutte le modifiche e tutte le innovazioni eh, creano un cambiamento nel nostro mondo a tempi sempre più ravvicinati e più rapidi. Cioè, dalla rivoluzione industriale, i cambiamenti che ci sono stati eh, nell'arco di 100-200 anni, se sono paragonati ai cambiamenti che noi viviamo oggi, da un punto di vista del, proprio del cambiamento delle nostre vite, è epocale, eh, senza fare eh, una narrativa troppo simile a quella dei nostri, dei nostri nonni o dei miei genitori. Io odiavo i miei genitori tutte le volte che mi, mi dicevano: i miei tempi era diverso. Io mi ritrovo con le mie figlie oggi dico i miei tempi per indicare l'anno scorso perché è, è cambiato completamente. Cioè noi onestamente guardiamo eh, al passato molto più recente trovando grandissime differenze ed è evidente che la globalizzazione. È un effetto, ha un effetto dirompente sulla nostra, sulla nostra vita non possiamo non prenderne atto, ma non possiamo nemmeno diventarne effetto, esserne schiavi e subirla come un fatto ineluttabile. La globalizzazione può essere estremamente positiva per tantissimi aspetti, ma deve essere gestita e governata per altri affinché non si arrivi a dei risultati che sono deleteri per noi come esseri umani e per tutto ciò che fa parte della nostra vita, il nostro ambiente, la, eh, la nostra felicità, la nostra salute e quant'altro. E cosa c'entra in questo il commercio? Il commercio Tantissimo, perché il commercio in realtà rappresenta lo spostamento di tutto ciò che è eh, per noi oggi fonte di, di vita, che sia da un punto di vista del sostentamento, che sia da un punto di vista anche prettamente culturale. Quindi, quando noi parliamo di commercio, in realtà parliamo di spostamento di cose, di servizi, di eh, anche idee, che rappresentano in toto la nostra vita. Tant'è vero che oggi, quando si parla di libero scambio, ed è questo l'aspetto più problematico degli accordi, ed è questo il motivo per cui noi ce ne siamo occupati con così tanta attenzione, non ha a che vedere con accordi di tipo tariffario, perché l'accordo di tipo tariffario, cioè la decisione che eh, stati prendono per limitare l'accesso con dei dazi o renderlo più semplice con dazi più bassi, eh, sicuramente ha un impatto notevole anche in questo caso sulla nostra vita, ma potrebbe in qualche modo essere anche eh, circoscritto a determinati settori e regolamentato e, e, e governato in un modo più semplice. Il vero problema è che noi oggi, avendo questa eh, idea di un libero scambio che ha eh, la stessa dignità della libertà personale, del, eh, eh, del, del diritto, proprio personale, noi stiamo concedendo al commercio la facoltà di decidere completamente del nostro, della nostra vita e del, nostro, e del nostro futuro. Come lo facciamo? Con un tipo di accordo che va molto di moda oggi, che viene chiamato globale eh, e, e omnicomprensivo, no? I, i nuovi, gli accordi di nuova generazione che sono deep and comprehensive, eh, nel quale non ci si limita semplicemente a ehm, Appunto ad accordarsi sulle tariffe e quindi sull'eventuale protezione di settori o liberalizzazione di settori merceologici. Ma si arriva a creare un sistema per cui tutti gli impedimenti alla libera circolazione delle merci devono essere rimossi in qualche modo. E quindi si va a toccare un ambito che è molto più, eh, molto più grande e in questo caso, il, il, il dramma vero qual è? Che non si vanno poi a misurare i risultati sulla base di indicatori e di macroindicatori eh, che siano eh, relativi al benessere dei cittadini. Quindi, non ci si pongono degli obiettivi o perlomeno lo si fa. In un modo eh, teorico, ma nella pratica non si misura questo tipo di risultato. Io faccio spesso un'analogia sportiva: se io devo vincere il campionato, eh, qualunque esso sia, non sono particolarmente fan di calcio, eh, ma chiaramente, da un punto di vista sportivo, normalmente ci sono delle competizioni che portano ad una programmazione. È evidente che ci sono degli step che si devono, eh, eh, che si devono raggiungere e io misuro la mia efficacia, è evidente con il, la, la vincita del campionato, ma chiaramente posso avere anche degli step intermedi, quindi se ho un atleta eh, avrò tutta una serie di fasi che mi dicono se sto andando nella direzione corretta. Ora, poiché l'obiettivo che eh, eh, i politici, i legislatori, eh, si pongono, è molto generale, generico, quindi aumentare la il benessere di determinati popoli, eh, avere un, eh, una pace eh, internazionale, una stabilità garantita, eh, avere cooperazione tra stati e quant'altro, sono degli obiettivi talmente lunghi che eh, misurarli diventa un po' un, un problema e soprattutto trovare un nesso causale diretto con la conclusione di un accordo piuttosto che un altro è, è complicato. E quindi, che cosa fanno? Misurano esclusivamente per verificare se un accordo è buono o non lo è, l'aumento del commercio. Cioè questo. Misura se l'accordo è positivo eh, e non lo è, e slegano invece completamente il raggiungimento di risultati intermedi che sarebbero funzionali al raggiungimento del grande obiettivo: che è sta meglio quel popolo rispetto a prima dell'accordo, o non sta meglio? E quindi eh, io mi riferisco a tantissimi accordi, non soltanto questi ultimi. Vi faccio l'esempio dei de, 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 de famosi eh, Everything but Arms, mm? gli, gli accordi EBA. Sono un po' tecnica, scusatemi, però mh, questo. Da veramente l'idea. Qual è stata la filosofia che ha portato alla realizzazione di questo tipo di accordi? Noi non ce l'avamo ancora mh, a livello di istituzione europea, quindi non abbiamo visto la loro genesi, tantomeno la loro realizzazione. Però sappiamo che quello che sta alla base come motivazione è offrire ai paesi non sviluppati o in via di sviluppo un'opportunità di, eh, eh, di crescita, di ricchezza, di eh, maggior contatto con noi che siamo altamente civilizzati. E quindi gli si consente di esportare ad azio zero tutto quello che loro producono nei paesi eh, appunto, che hanno eh, aderito a questo tipo di accordo nella fattispecie l'Unione Europea, eh, tranne le armi. Quindi tutto tranne le armi può essere esportato ad azio zero. Secondo voi, dopo un po' di anni, questi accordi hanno portato un miglioramento delle condizioni di vita di, eh, di questi paesi? Penso al Myanmar, la Cambogia, paesi dell'estremo eh, oriente. Il risultato è stato che loro stanno esattamente come prima. La differenza è stata che le grandi aziende, che hanno visto in questo modo una grandissima occasione di bypassare eh, certe imposizioni tariffarie, si sono spostate e hanno portato lì le loro aziende, con nessun tipo di tutela eh, da un punto di vista lavorativo per queste persone che continuano ad avere lo stesso tipo di trattamento salariale ed economico che avevano prima. In compenso da dove sono partiti, ovviamente eh, eh, ci sono state delle ripercussioni, degli shock eh, non, eh, non da poco. Eh, sì, forse avranno qualche bottiglietta di Coca-Cola in più, passatemi eh, il, eh, la battuta scontata e eh, anche poco utile ai fini della nostra discussione, eh, ma nella realtà dei fatti la loro vita non è assolutamente migliorata. Dall'altra parte queste grandi aziende hanno invece la possibilità di sfruttare manodopera a basso prezzo, di avere un ciclo produttivo che non ha gli stessi vincoli che avrebbe avuto a casa propria e qui facciamo poi un collegamento con l'ambiente, visto che le regolamentazioni in certi tipi di paesi sono decisamente più basse, gli standard richiesti non sono gli stessi dei cosiddetti paesi civilizzati e quindi il risultato è che loro stanno esattamente come stavano prima. In compenso, un certo tipo di eh, eh, economia ha preso piede, la cosiddetta de delocalizzazione, che ovviamente riguarda soprattutto aziende di grandi dimensioni. Io ho fatto l'esempio degli EBA con l'Estremo Oriente, che tra le altre cose ha messo in ginocchio i nostri produttori eh, di riso in Europa, eh, ma potremmo fare lo stesso discorso senza esserne toccati, andando a guardare al nafta eh, degli anni 90 che eh, quando è stato oh, negoziato prometteva l'incremento di posti di lavoro, perché un'altra cosa che questi accordi normalmente fanno è quella di promettere miglioramenti, e questa è la base, no? miglioramenti delle condizioni di vita per entrambe le parti, quindi molti più posti di lavoro eh, nel paese normalmente trainante, e eh, migliori condizioni di vita, occasioni di prosperità e di evoluzione per i paesi che sono oh, più deboli, Beh, Nafta di fatto ha, e queste sono sempre mh, eh, realtà empiriche, non, quindi non sono valutazioni eh, basate su opinioni personali, Nafta ha portato eh, a, a una crisi notevole da un punto di vista dell'occupazione statunitense e alla scomparsa di 2 milioni di piccoli proprietari terrieri in Messico, quindi questa è stata la conseguenza poi eh, eh, che chiaramente non, non viene misurata perché non fa comodo misurarla, si misura invece quanto sono aumentati gli scambi tra un paese e l'altro. Ecco gli scambi sono misurati, però in questo caso eh, bisogna cambiare paradigma. Allora non possiamo riempirci la bocca dicendo il libero commercio è funzionale al miglioramento della vita, poi. Non misuro quanto sia migliorata la vita, perché chiaramente è troppo distante da noi, non è un campionato di calcio, non ho delle possibilità di farlo, eh, non ho nemmeno la possibilità di avere un nesso causale diretto, misuro quanto aumentano gli scambi e con questo siamo tutti contenti, sono aumentati tutti, tutti felici. Poi abbiamo degli indicatori invece che ci dicono quant'altro, eh, quando sono troppo lunga me lo, me lo dici. Eh, e quindi eh, eh, chiaramente eh, eh, i problemi facciamo finta che non ci siano e li nascondiamo sotto, eh, sotto il, eh, il tappeto. Quindi eh, è evidente che noi non vogliamo bloccare il commercio. Il commercio è utile, funzionale, eh, a volte è stupido nel senso che fa fare migliaia di chilometri a merci che non avrebbero la, nessuna necessità di farlo, eh, ma sicuramente eh, ha, una sua, ha una sua utilità. Il, il, il commercio piuttosto che la liberalizzazione di certi tipi di, eh, di movimenti è sicura, può sicuramente essere funzionale, non lo è quando è funzionale a uh, un certo tipo di modello economico, che è poi quello dominante purtroppo uh, ai giorni nostri, che è quello che vuole il, la parte più forte, più grande più potente da un certo punto di vista, prendere sopravvento su quella più piccola, quella più debole e quella meno uh, tutelata, creando poi delle, degli squilibri che a livello sociale sono uh, difficili da, da colmare. E questo accordo di libero scambio proprio questo vogliono. Io ho un background aziendale. Provengo dalla, dal mondo dell'azienda, provengo dal mondo della piccola media impresa, quindi per quel che mi riguarda non c'è una posizione ideologica su questo, nemmeno se lo volessi. Il profitto è sacro. Un'azienda, se non fa profitto, chiude e non è utile a nessuno, né al titolare dell'azienda, né alle persone che all'interno dell'azienda lavorano. Quindi è assolutamente fondamentale che un'azienda faccia profitto, ma se un'azienda ha una, eh, un orizzonte temporale, limitato ai 4-5 anni comunque non farà profitto e lo sa perfettamente. Ora noi ci ritroviamo nella condizione per cui il sistema economico è in mano a grandi aziende che fanno dei piani di lungo termine e lo fanno sapendo che vincoli ambientali, di produzione, alcuni tipi di standard rappresentano un limite alla loro possibilità di ottenere un profitto, allora ho fatto questa premessa perché io non sono contrario al profitto nel modo più assoluto, ma non posso nemmeno essere favorevole ad un tipo di azienda che pretende. Eh, di avere una libertà totale anche nella determinazione di quelli che sono i criteri gli standard e questo tipo di accordi la parte più pericolosa non è la parte eh, tariffaria, seppur alle sue, alle sue incidenze ma è la parte relativa alla cosiddetta armonizzazione degli standard tra paesi molto diversi e in questo noi abbiamo oh, con questi accordi avuto grandissime difficoltà perché sono stati concepiti in modo da togliere completamente e nel più ampio modo possibile il controllo democratico su questioni che sono apparentemente tecniche, ma che in realtà. Hanno poi come eh, contraltare un impatto sulle nostre vite altissimo. Quindi accordi come il CETA, come il TTIP, che si ponevano al loro interno eh, cooperazioni regolatorie, cooperazioni normative che non dovevano soltanto eh, occuparsi di questioni tecniche come uniformare le normative pneumatico-elettriche di due eh, processi produttivi differenti negli Stati Uniti per esempio in Europa che non hanno delle grandi eh, ripercussioni sulla nostra vita, ma si ponevano anche come obiettivo quello di eliminare o di andare a legiferare direttamente, perché questo è l'obiettivo più grande, su ambiti quali la salute e l'ambiente, è evidente che la nostra posizione non poteva essere eh, che sfavorevole. E su questo, voglio dire, il dibattito è ancora aperto. Grazie Tiziano. E allora ecco come è, com è importante anche dopo queste riflessioni di Tiziana eh, capire come eh, alimentiamo e riusciamo ad aiutare questo cambio di paradigma. E vado all'altro eh, relatore che eh, ringrazio, il Presidente della Camera Roberto Fico, ma che è anche un caro amico e un collega eh, che ha creduto da subito in questo percorso culturale dei seminari eh, rivoluzionari e quindi tu sei qui effettivamente per questo motivo, per un, una coerenza rispetto eh, insomma, agli entusiasmi iniziali quindi ti ringrazio sempre perché sei il, il nostro presidente e rimane il nostro Roberto Fico e quindi passo a te la, eh, la parola visto che rappresenti in pieno eh, le istituzioni, eh, sei la seconda carica dello Stato, prima parlavamo la terza carica dello Stato scusate. <ride> È un augurio, forse è un augurio per il futuro, non lo so se è un augurio. Però dicevamo, come facciamo ad uh, modificare questa, questa agenda setting che ci dice cosa pensare, cosa provare e che poi non, non fa interrogare eh, le masse attraverso il mainstream o comunque attraverso i media? Sulle ricadute sociali che hanno per esempio questi, questi accordi, i cambiamenti climatici, come le istituzioni possono davvero influenzare in maniera positiva eh, l'emancipazione culturale delle persone, il cambio di paradigma culturale ed economico di cui abbiamo bisogno. Una domanda facile, facile. Una... <ride> Intanto, buon pomeriggio a tutti, Io vi ringrazio per essere così numerosi perché. Mi rendo conto che Parole Guerriere, che è iniziato ormai un po' di tempo fa, sta attirando tantissime persone e, e secondo me questa è la prima riflessione che noi dobbiamo fare. Perché sta attirando tutte queste persone eh, Parole Guerriere? Secondo me, almeno credo che la risposta sia perché... È un momento importante di riflessione e un po' tutti noi nel Parlamento, nella società, nei nostri condomini cerchiamo luoghi di riflessione perché con la fretta di oggi, con le emergenze che ci sono, col modo di correre, col modo di essere anche connessi o di eh, rimanere sempre un po' sul telefono con questo dito a cercare, a cercare, a cercare e si ha così un'attenzione molto selettiva e molto veloce abbiamo sempre meno momenti di riflessione, di riunione e di unione. Al di là poi dell'argomento stesso e essere insieme, qui, riuscire a parlarci, riuscire magari a condividere eh, dei pensieri di cui siamo d'accordo o non siamo d'accordo, dove c'è un dibattito che può costruire insieme un pensiero poi nuovo e ce ne usciamo da qua magari arricchiti di un qualcosa, ma ognuno di noi... Secondo me questi momenti servono davvero come il pane, che nella nostra società sono sempre minori. E allora, quando parliamo di parole guerriere, io parole delle guerriere non le voglio mh, scagliare contro qualcun altro, contro una istituzione, contro un altro potere. Parole delle guerriere le voglio uh, scagliare contro me stesso per riuscire a migliorare per riuscire a connettermi maggiormente con me stesso, per riuscire a connettermi maggiormente con gli altri, perché secondo me non c'è niente eh, di più sbagliato di pensare che le colpe siano sempre colpe esterne o i guai sia sempre, siano sempre esterni. I guai e le colpe partono eh, anche da noi. Non pensiamo di essere persone che vivono in modo ignario di tutto quello che succede, ma pensiamo sempre di essere persone che possono trasformare l'esistente a partire da se stessi. Io non ho mai compreso anche il percorso che si è fatto in tanti anni e che anche le varie persone che appartengono a movimenti, a forze politiche fanno come un processo di trasformazione personale. Io dal 2005 che abbiamo iniziato con i comitati dell'acqua e oggi che sono Presidente della Camera dei Deputati sicuramente c'è stato anche un percorso di trasformazione interno molto, molto forte. E, e se noi non riusciamo ad essere connessi con noi stessi è inutile gridare parole, parole guerriere contro qualcun altro, è da lì che dobbiamo iniziare. E allora è per questo che io credo che questi momenti... Devono diventare sempre più frequenti, anche eh, creare nuovi tipo, nuove tipologie di dibattito per cercare quei momenti di riflessione aggregativi dove sviluppare un pensiero. Io nel mio discorso di insediamento alla Camera dei Deputati ho, ho detto che secondo me questa istituzione deve essere un'istituzione anche culturale, pensante, un'istituzione un riflessiva. Perché a volte sapete che cosa succede? me ne sono accorto in questi cinque anni, che eh, questa che è un'istituzione stupenda, meravigliosa, dove si fanno le leggi del Paese, dove è dei cittadini italiani, appartiene a tutti, spesso per le emergenze, per l'autoreferenzialità, per le lotte politiche, corre, 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 passa attraverso, passano gli anni e eh, alla fine rimane schiacciata su se stessa. Perché poi il luogo più importante, perché si fanno le leggi diventa un luogo scarso di riflessioni, un luogo scarso di realizzazione di alcuni pensieri che possono andare anche oltre ed essere pensieri fortemente culturali e innovativi, che prendono anche davvero le stanze di tutta la società perché devono essere la stessa cosa e alla fine non si riesce eh, ad, andare, ad andare lontani. E qui non è un problema di elaborare una legge, qui è il problema di pensare... Cosa essere, cosa siamo e che percorso vogliamo andare, perché dove, in che percorso vogliamo procedere, seguire. Perché le leggi sono importanti ma vengono dopo un'elaborazione di una società che decide il percorso da intraprendere. E qui non appartiene a una forza politica, questo non appartiene a una forza politica, a, a un'altra forza, un forza politica, appartiene a tutte le persone che abitano il nostro Paese e non solo e che decidono insieme una direzione da prendere. E quando si decide insieme una direzione da prendere non si dice si è sempre d'accordo su tutti, ma si parte da una base forte culturalmente di principi e valori alla quale non si deve mai. Eh, abdicare perché abbiamo raggiunto quel risultato e da quel risultato noi possiamo partire per poi riuscire a percorrere altre strade oggi per esempio ho ricevuto in presidenza eh, alla camera un, un sindacato che mi ha portato eh, due leggi di iniziativa popolare quando sono arrivati mi hanno presentato queste due leggi di iniziativa popolare e io gli eh, ho detto per me le leggi di le iniziativa popolare sono uno strumento stupendo, meraviglioso e io mi ricordo quando uh, i cittadini qui, e c'ero anche io tra quei cittadini, hanno portato le leggi di iniziativa popolare e vedevamo che queste leggi di iniziativa popolare non erano discusse. Allora, chi fa l'agenda setting? Chi? Stabilisce le priorità. In questo caso, uno strumento così bello come le legge Iniziativa Popolare significa che una parte di cittadini che insieme fa i gazebo, raccoglie le firme, parla di quel tema, espone quel tema. Uh, non tanto convince ma trasferisce un messaggio a delle altre persone che decidono di firmare, fanno una sorta di rete di comunità su un progetto che come legge di iniziativa popolare lo portano in Parlamento. E allora questa legge è una legge uh, importantissima, non il contenuto, il modello di sviluppo di questa legge. E infatti secondo me ci vuole l'obbligatorietà di discussione delle leggi di iniziativa uh, popolare in Parlamento perché quello è un modo in cui si incoraggiano le persone. A partecipare, a discutere, a parlare, a confrontarsi eh, per strada, a confrontarsi nelle riunioni. E questo sindacato che è venuto oggi mi ricordava le esperienze mi ricorda le esperienze che tante persone nel nostro paese hanno vissuto: hanno vissuto con i referendum, hanno vissuto con il referendum, eh, referendum sull'acqua pubblica. Quante firme abbiamo raccolto, quante, quanti bacchetti abbiamo fatto, quante volte abbiamo spiegato che l'acqua pubblica è un riferimento non solo possibile legislativo, ma è un riferimento di intenzione culturale dove, di, verso quale direzione una società vuole andare. Perché quando parliamo di acqua pubblica non parliamo solo dell'acqua pubblica. Stiamo affermando un principio importante in un mondo in cui spesso si affermano altri principi, ovvero che non si può fare profitto su tutto, su ogni cosa, e che ci sono degli elementi, che ci sono dei beni che sono comuni su cui non si fa profitto. E quando dici che l'acqua deve essere pubblica, fuori dalla logica di SPA e di istituti di diritto pubblico, stai affermando che in Italia il nostro Paese non fa profitto sull'acqua, non fa profitto sui beni comuni e dà una direzione al nostro Paese. Uh, paese ed è una direzione. Applausi e la cosa più bella è che questa direzione oggi la possiamo già affermare perché c'è stato un referendum vinto e voluto dalla popolazione italiana, è vinto e partecipato come non mai da tutti i cittadini italiani. Ed è stato fatto nel 2011 e questo è stato un percorso di partecipazione, un percorso culturale, un percorso anche di opposizione alla logica, appunto, del profitto in ogni ambito e a tutti i costi che l'Italia ha rigettato. Ha già rigettato Ora deve essere solo tradotto in legge dal Parlamento eh, italiano, doveva essere già tradotto in legge dal Parlamento eh, italiano e non è stato ancora, e non è stato ancora fatto. E allora l'agenda setting chi è che decide le cose, chi è che decide eh, i temi di cui parlare? Non c'è dubbio che ci sono i media, c'è il mainstream che delle volte iniziano a parlare di un argomento, magari è un argomento particolare che sta avvenendo in quei giorni, si lavora sull'emergenza perché si deve risolvere quell'argomento, perché è l'argomento di cui si parla e veniamo tutti indotti a parlare, ma se noi invece riusciamo nella vita quotidiana anche a darci personalmente momenti di riflessione, momenti di pulizia mentale. Un po' quando si dice che bisogna bonificare nel senso buono le istituzioni, dobbiamo bonificare anche noi stessi nel senso buono e quindi riuscire a imparare ad ascoltare, riuscire a, a, a imparare a smussare eh, i nostri angoli, il carattere, riuscire a trovare momenti di riflessione per poter anche accogliere meglio quello che c'è attorno. E allora magari riusciamo a selezionare meglio eh, i messaggi che ci arrivano, riusciamo a capire quando il mainstream ci vuole tendere in qualche modo un tranello per approvare magari nel Parlamento una legge. E allora l'opinione pubblica si potrebbe non più mobilitare per quello, ma si mobilita per qualcos'altro e il Parlamento non viene influenzato da un'opinione pubblica che è influenzata dai media, ma da un'opinione pubblica molto più strutturata. Ma per fare questo non serve una forza politica, non serve solo la Camera dei Deputati, serve il Paese che cambia un po' in un'ottica della, della scala valoriale che ci siamo in qualche modo eh, dati. Però, dall'altro dall lato, vi dico che io sono anche molto ottimista, ottimista perché in questi anni noi abbiamo parlato di noi come popolazione italiana, noi come cittadini. Dell'acqua pubblica abbiamo parlato, delle bonifiche, abbiamo parlato dello sviluppo territoriale, abbiamo parlato di comunità, di trasparenza, di legge iniziativa popolare, di referendum e insieme abbiamo creato anche l'altra faccia della medaglia, abbiamo creato. Um, la voglia di tornare a lavorare nelle piccole cose, abbiamo parlato di economia del vicinato, abbiamo parlato di, di mercatini rionali, eh, di orti sinergici, di orti biologici, abbiamo parlato dell'alimentazione, come l'alimentazione può prevenire e eh, aiutare in alcune malattie e quindi dall'altro lato si è sviluppato un movimento che magari è un po' più sotterraneo ma è forte, c'è nel nostro paese il movimento che è associativo il movimento di persone che hanno elaborato alcuni progetti e li hanno realizzati sul territorio i um, eh, movimenti che hanno magari ristrutturato dei borghi eh, abbandonati e sono riusciti lì a creare dei percorsi e dei processi eh, artistici, c'è tanto di questo nel nostro paese e questo si è creato perché dall'altro si stava creando lato, un mondo che non andava più bene. Questa è stata una reazione culturale e di civiltà del nostro paese, secondo me molto forte e molto bella. E oggi queste realtà esistono, dalla Sicilia al Trentino, esistono in Campania, esistono in Lazio, esistono in Calabria, devono essere sempre molto di più, perché i nostri territori sono i luoghi da sviluppare, i nostri territori sono i luoghi su cui vivere e abitare, ed è nelle città anche che dobbiamo programmare il nostro, il nostro futuro. E questo futuro, state sicuri, che non lo programmerà nessun altro per noi. È qualcosa a cui tutti dobbiamo collaborare, a cui tutti dobbiamo partecipare. Perché chiunque si senta escluso si pone in qualche modo fuori. Che non significa candidarsi alle elezioni o andare nel, in Parlamento. Significa ognuno nella propria vita dare il proprio contributo. Perché qua nessun eroe, nessuno è un grande, non, ci, non esistono questi tipi. Di, di idee, esistono tante persone che lavorano e ognuno dà un po' il suo contributo e questo contributo diventa un puzzle che può cambiare tante cose, a partire dalla vita personale, perché infinitesimamente piccolo per me è sempre uguale a infinitesimamente grande. Ed è questo, secondo me, il percorso che dobbiamo intraprendere ed è questo che è il percorso che può intraprendere il, uh, il Parlamento italiano. Io ho detto che, secondo me, le istituzioni vanno umanizzate, ma non vanno umanizzate per qualche motivo strano, vanno umanizzate perché noi siamo esseri umani e c'è l'umanità negli esseri umani e se le istituzioni sono create dagli uomini devono essere per forza istituzioni umanizzate, perché se non sono umanizzate si va in un'altra direzione che non rappresentano gli esseri umani e l'ecosistema all'interno del quale viviamo. E quindi le parole guerriere non le dedichiamo oggi contro qualcun altro, ma le dedichiamo verso noi stessi per un cambiamento insieme, culturale e da ogni punto di vista ognuno mette uh, il proprio. Io mi fermo qui. Grazie. Grazie Roberto per questo, questo intervento. Poi eh, ti puoi riservare magari di fare un, un intervento di chiusura se lo ritieni perché io passerei la, la parola al, al professor Guzzi eh, Roberto prima ci ha detto che effettivamente ci sono in giro nell'Italia eh, buone pratiche, eh, notizie di, di attivismo civico, civico, di una cittadinanza sana che lotta per, eh, per i beni comuni, per la giustizia sociale però ci sono anche eh, delle, delle notizie eh, terribili, penso ai manifestanti uccisi nella striscia di Gaza in questi giorni che turbano tutta la, la comunità internazionale ed anche noi. Allora aiutaci ad entrare con qualche elemento in più su questo rapporto che c'è eh, tra la psiche, anche la psiche globale. Queste notizie influenzano davvero il nostro vivere quotidiano e come? Aiutaci a capire. Altra domandina da poco. <ride> Beh, intanto vorrei riprendere l'ottimismo, la speranza direi eh, di Roberto Fico perché eh, credo abbiamo un piccolo anche motivo per rallegrarci. In fondo, eh, questo è un nono eh, seminario rivoluzionario a Montecitorio con la presenza del Presidente della Camera che si occupa di anima e ambiente. Ecco, non credo che sia molto comune nella storia degli ultimi decenni della Repubblica che si sia svolto un evento di questo tipo. Quindi prendiamo atto che questo è già, a mio parere, un evento rivoluzionario che ci dà consolazione. Ci dà molta consolazione, almeno a me, non so a voi, sentire la terza carica dello Stato che parla così. Cioè, avete avuto esperienze precedenti, io non me lo ricordo, onestamente. A prescindere dalle adesioni voglio dire, eh, di partito o di movimento parlo semplicemente di linguaggio. Io sono uno scrittore, quindi per me il linguaggio conta. Quindi queste note linguistiche, questa emotività linguistica, questa umanità linguistica è nuova nelle, nei luoghi eh, istituzionali. Quando noi siamo partiti era il 13 luglio dell'anno scorso, c'era ancora Roberto, c'era Dalila. E con questa avventura io sinceramente non avrei sperato di trovarmi qui dopo dieci mesi con Roberto, Presidente della Camera, a parlare di anima e ambiente. Insomma, ecco, non, non avrei sperato tanto e questo mi fa sperare ancora di più in quello che potrà essere il futuro. Noi abbiamo bisogno, secondo me, lo diceva Fico, abbiamo bisogno di pensare, abbiamo bisogno di superare il grigiume concettuale che domina e che domina specialmente nei mass media, perché è una cappa, io lo dico anche ai miei amici che lavorano eh, e l'ho detto ultimamente anche in televisione dove mi hanno invitato, cioè bisognerebbe avere il coraggio di cambiare almeno un po'. Lo stile linguistico di queste trasmissioni. Non è necessario utilizzare questa violenza, eh, questa eh, mh, aggressività inutile, continua, questo battibecco insignificante che ruota ossessivo sul nulla, no? E eh, fico stacco a quelle, questo stacco a queste e questo stacco a quelle e basta tutto il giorno: 24 ore su tutte, tu, tutte le, le reti. Ma è possibile che non sappiano fare una domanda in più? Una domanda in più? Eppure, gente che ha studiato, una domanda in più non so, ma perché la socialdemocrazia è in crisi in tutta Europa? No? Facciamoci qualche domanda, una domanda in più. Ecco, questo tra l'altro la butto lì. Eh, cerchiamo di occuparci della RAI, perché eh, la RAI è un patrimonio della Repubblica. E della storia d'Italia, e io credo che dovrebbe essere anche eh, rivista, come si dice, rinnovata anche in questa chiave perché io non sento eh, il bisogno di vedere anche in Rai questo tipo di programmi infarciti di ore di pubblicità mostruosa. Si può dire, si può dire che non è scontato, non è scontato che. Dobbiamo subire anche nel servizio pubblico ore di pubblicità mostruosa. Si può dire, si può dire? Si può dire che questo ha a che fare con l'anima e con l'ambiente? Si può dire Ecco, bisogna cominciare a fare una rivoluzione culturale molto forte in questo senso, riprendere dei temi che sono stati completamente dimenticati e abbandonati e che sono molto vivi. Anche perché è indispensabile rinnovare eh, il pensiero e la vita politica non solo italiana in quanto l'anima umana cioè quello che diciamo l'io quello che ognuno di noi è senza sapere chi è perché questa è la natura dell'io ognuno di noi è un io è un'anima e eh, non sa cos'è non sa chi è sa che però è un io eh? Quindi l'anima umana, l'io umano e il mondo, l'ambiente, stanno vivendo, come è stato detto, un limite, un punto di rottura. E questo, anche di questo, no? Perché non ne parliamo un pochino? Perché non ci occupiamo di questo? All'interno di questo poi si può parlare, si deve parlare ovviamente, delle emergenze, dei trattati internazionali, delle leggi dello Stato italiano, però... Ci vogliamo anche dire che siamo in una situazione emergenziale in cui, come dice Naomi Klein o Klein, no, da cui abbiamo preso il sottotitolo, solo una rivoluzione ci salverà, cioè noi ci troviamo in una fase in cui il sistema economico, che non è solo economico, e il sistema naturale e secondo me psicologico-culturale sono in conflitto. Eh, questa è la situazione, lo dice molto bene, vi leggo qualche riga. Il nostro sistema economico e il nostro sistema planetario sono oggi in conflitto. O oh, per essere più precisi, la nostra economia è in conflitto con molte forme di vita sulla Terra, compresa la vita umana. Da un lato ciò di cui il clima ha bisogno per evitare il collasso è una contrazione nel nostro modo di utilizzare le risorse. Dall'altro il nostro modello economico richiede per evitare il collasso una continua espansione senza vincoli. Solo uno di questi due insiemi di regole può essere cambiato e non è quello delle leggi di natura. Questa è la situazione che poi non solo la Klein o la Klein sottolinea, ma chiunque si occupa di questi temi lo dice e lo dice da almeno 30-40 anni, se poi vogliamo rifarci al Club di Roma, da anche più tempo. Quindi è questo sistema, ecco, anche qui quando si dice antisistema, dobbiamo spiegare meglio di che parliamo. Quindi dobbiamo anche tra noi, come dice Fico, no? in un elaborato di pensiero comune, capire, spiegarci di cosa parliamo quando parliamo di un sistema che non è più sostenibile, che sta devastando la terra e sta devastando le anime, le nostre vite. Di cosa parliamo? Parliamo certamente di un sistema economico, ma è anche qualcosa di più complesso. È un sistema mentale come è stato detto. È un modo di essere l'io per l'uomo, un modo che possiamo definire predatorio, molto miope, antirelazionale che pensa che la realizzazione dell'io dell'uomo consista nell'accaparrare e non nel relazionarsi. Quindi è un intero sistema eh? che ha una sua filosofia, anche qui dobbiamo chiarirci, non è un fatto automatico, c'è un pensiero dietro. Loro negano, ecco, il neoliberismo, il pensiero neoliberista vorrebbe farti credere che non ha un pensiero filosofico dietro, che è un po' come una legge di natura. Le cose stanno così, è una tecnica, è una scienza. Quindi se tu non sei d'accordo, è solo perché sei un ignorante. Infatti in tutte queste trasmissioni ridono, ridono. Appena si fa un discorso, l'altro giorno addirittura mi sono trovato di fronte ad una giornalista che rideva perché io dicevo che c'è un'oligarchia. Secondo lei non c'è un'oligarchia nel mondo. Ho detto ok, io ho detto sì, questo è proprio il pensiero che l'oligarchia vuole diffondere. No, no, è come la mafia. No? Se tu andavi in Sicilia negli anni 70 dicevo ma che esiste la mafia? No, ma che è la mafia? Ma la mafia la mettono, è un concetto inventato da, da, da quelli che odiano la Sicilia, non esiste la mafia, che c'è sta l'oligarchia, no, non esiste. Che poi ci siano ricerche complesse di tutti i tipi che te lo dimostrino, ecco voglio citarvi non so, uno che certo non, non può essere accusato eh, di essere un uomo, eh, come dire, eh, complottista. Lionel Jospin, che è stato uno dei leader del socialismo francese ed europeo, e lui parla della nuova aristocrazia, riprendendo il concetto di Tocqueville, e dice: Che si è costituita a partire dagli anni '80 tra grandi dirigenti di impresa, finanzieri, top manager dell'industria dei servizi, alti funzionari dello Stato e privilegiati del mondo mediatico privilegiati del mondo mediatico e qui te spieghi perché nel mondo mediatico queste cose normalmente non vengono dette o vengono derise e ridono e ridono ma che se ridono? ma che cosa ridono? cioè è la visione plastica di un'oligarchia al tracollo che non si rende conto che ormai il 60, il 70 l'80% del popolo ride di loro e sta soltanto aspettando il tempo di vederli sparire ah, e sostituire da persone che abbiano un po' più di coraggio e un po' più di umanità no? per occuparsi di problemi degli uomini e non dei problemi delle, delle oligarchie medesime okay. quindi è un sistema che ha una filosofia ed è una filosofia. Nota, anche qui facciamo bei seminari, diffondiamolo a livello popolare, questi sono discorsi popolari, politici e popolari. La filosofia che c'è dietro il sistema che noi diciamo neoliberismo è una filosofia che potremmo dire un materialismo meccanicistico, nasce nel 600, nel 700, è un, una visione del mondo in base alla quale tutto è materia inerte, tutto è materia inerte insignificante in sé, capisci? E quindi è chiaro che può essere ridotto a merce. È una materia, in... anche l'uomo, anche l'uomo, risorse umane. Materiale umano, no? Materiale, risorse. Le risorse le gestisci, le compri, le vendi. Questa è la filosofia, è una filosofia molto precisa che vuole ridurre tutto a bruta materia. Ed è tra l'altro una filosofia superata. Cioè oggi il pensiero filosofico, ma anche quello scientifico, ci dice che non è affatto così, che non esiste una materia bruta. No? Lo diceva Max Planck, grande fisico, in una grande conferenza pubblica degli anni 40, addirittura disse, beh, vi voglio dire una notizia da fisico, non da metafisico, non da, da fisico, la materia non esiste. Non esiste. L'atomo non esiste, atomo vuol dire una cosa che non si divide, non, tutto si divide, se andiamo nel profondo del profondo troviamo fenomeni, energie, fe cose che poi manco capiamo bene cos'è, ma la materia come dice, beh questo è solido, è, è, è è, non è così, noi siamo in gran parte vuoto e fuochi, qua, anche se sembriamo così compatti e solidi, questo ci dice la scienza oggi, non la metafisica, quindi... Questa filosofia materialistica, meccanicistica, che crede che le cose possano agire una sull'altra soltanto se si toccano, se c'è questo, è una filosofia ed è una scienza superata. Noi sappiamo che tutto è connesso: assolutamente tutto è connesso, anche adesso. Schrödinger, citiamo scienziati, non filosofi, grande fisico inventore della meccanica quantistica diceva "Ragazzi, anche se vi può sembrare strano, noi adesso, noi qui adesso siamo tutt'uno. Siamo una unità vivente dal punto di vista fisico. Quindi se tocco qua agisco là, no? E questo tanto più vale per l'ambiente. Quindi dobbiamo essere consapevoli che c'è una filosofia una forma mentale che poi diventa una filosofia, che poi diventa un'economia e un progetto politico molto preciso con gli effetti che Tiziana tra l'altro ci ha raccontato molto bene, che portano a degli effetti catastrofici sul piano del pianeta e sul piano delle vite umane. Delle vite umane. Detto questo, Abbiamo voluto mettere questo termine anima per ricordarci che l'essere umano è un grande mistero. Cioè quando noi diciamo queste cose, per esempio che siamo tutti connessi, eh, diciamo una cosa che non è che è chiara, eh, però dovrebbe destare in noi quello che si chiama un principio di precauzione. Cioè se siamo tutti connessi e tutto è connesso, io prima di devastare qui, no? o lì eh, starò un po' attento, mi dovrò chiedere con maggiore profondità ma che effetti produce? Lo so no, non lo so del tutto, quindi ci vuole una particolare attenzione. Ora, tutto ciò, la mancanza di tutto ciò genera nella psiche umana, nella nostra psicologia e nella nostra esistenza un grande senso di asfissia, di cui anche qui naturalmente non si parla. Non si parla mai. Eppure il disagio psicologico esistenziale è endemico. Si parla della depressione come forse una delle prime cause di morte tra poco tempo. Perché l'anima umana, che non sappiamo cosa è, infatti l'abbiamo chiamata anima proprio perché non sappiamo cos'è. Anima vuol dire vento, come spirito vuol dire respiro, insomma una cosa che siamo ma non sappiamo che è. Però sappiamo che vuole respirare. La nostra anima ha bisogno di infinito, ha bisogno di respiro, ha bisogno di sognare, ha bisogno di visioni, se no soffoca. E questa mancanza di visione, questo meccanicismo, materialismo, riduzionismo, che vuole ridurre tutto a merce, tutto a materia inerte, ci fa morire di soffocamento. Per cui gran parte anche degli effetti sociologici che poi andiamo a constatare, il disagio giovanile, l'anaffettività, la denatalità, l'infecondità, le crisi esistenziali, le malattie psicosomatiche, tutto questo è una conseguenza. Allora ce ne vogliamo occupare? No, non ce ne vogliamo occupare, o meglio, non conviene. Non conviene perché occuparci di questo vuol dire mettere in discussione un intero sistema. Ecco perché per questo vogliamo recuperare, sia pure interpretandolo in una chiave inedita, il concetto di rivoluzione, rivoluzione democratica. Ma la democrazia nella sua natura è un processo rivoluzionario. Perché se voi leggete la Carta Costituzionale Italiana vi rendete conto che ciò che prevede, ciò che auspica, non è mai del tutto realizzato. L'articolo 3 per dire, cioè il superamento di tutti gli ostacoli sociali per la piena realizzazione dello sviluppo della persona, beh questo è chiaro che non è mai del tutto realizzato. È un processo, cioè continuamente, democraticamente dovremo superare questi ostacoli, riconoscere questi ostacoli. Ecco perché il concetto di rivoluzione è intrinseco al concetto democratico autentico. E noi oggi abbiamo bisogno, a mio parere, proprio... Abbiamo bisogno di rilanciare proprio l'entusiasmo rivoluzionario intrinseco al progetto democratico. Abbiamo bisogno, perché le sfide, come abbiamo detto e come continuiamo a dire in tutti questi incontri, sono veramente definitive. Cioè noi ci troviamo veramente su un confine, su un limite. Lo stesso Papa parla di un punto di rottura. E noi di che cosa ci occupiamo? E questo punto di rottura, anche questo dobbiamo capire tra noi e farne un motivo forte di rivoluzione. Questo punto di rottura tocca l'anima e l'ambiente in modo indissociabile. Cioè, la rivoluzione che dobbiamo vivere, come diceva Fico, prima di tutto, perché è prima di tutto un fatto personale, poi farne una cultura e poi una politica, è qualche cosa che coinvolge in modo non separabile la persona, l'anima e l'ambiente, la storia, la politica. È un processo unito. Non possiamo più pensare di cambiare il mondo senza occuparci dei processi interiori e non possiamo più... Psicoterapeuticamente illuderci di curare l'anima solo nel gabinetto analitico, che può pure esserci, perché l'anima è malata anche nelle città, come dice Hillman, l'anima è malata nelle istituzioni pubbliche, malate in un Parlamento astratto lontano dai cittadini. L'anima è malata e ci ammala. Quindi, curare il Parlamento è curare l'anima. E curare l'anima, è curare il Parlamento per cui poi magari accade questo, che dentro il Parlamento della Repubblica Italiana si facciano discorsi un po' strani. <ride> Voglio dire un'ultima cosa credo molto e per questo anche ci stiamo impegnando in questo laboratorio che spero cresca e magari veniamo anche a Bruxelles eh? e facciamo parole guerriere a Bruxelles eh? al Parlamento Europeo e bisogna spargere i semi e lo facciamo non so con Juncker e parliamo di oligarchia ecco ecco Ecco, facciamo un bel convegno sull'oligarchia in cui convochiamo Juncker. Ecco, e vediamo se lui. Ne... perché ma, no, Magari ci dice che non esiste. E io sono pronto ad ascoltare, come diceva Figo: noi ascoltiamo tutti e impariamo da tutti. Allora, noi dobbiamo costruire una coscienza rivoluzionaria. Guardate, che i grandi mutamenti, chiamiamoli rivoluzioni, ovviamente democratico, non violento, lo diceva lui, ma questo è ovvio, però va ripetuto. Perché? Va sempre chiarito, qui parliamo di un grande, allegro, divertente, gioioso e fraterno cambiamento del mondo. Questo è il livello al quale ci vogliamo muovere. Ecco. Però perché questo accada c'è bisogno di una coscienza rivoluzionaria, cioè il soggetto rivoluzionario, ci hanno insegnato tutti quelli che la storia poi l'hanno cambiata, nel bene e nel male, No? deve assumere autocoscienza cioè quando c'era il marxismo, il comunismo no? non è che gli operai di per sé avevano l'autocoscienza rivoluzionaria era un processo cioè, le persone, in questo caso noi noi come abitanti terrestri di un tempo terminale e inaugurale dobbiamo divenire consapevoli di essere questo non, non ci viene spontaneo è una cultura, è un discorso quindi dobbiamo sviluppare una coscienza rivoluzionaria perché così si crea un soggetto rivoluzionario. Qual è il soggetto rivoluzionario? Il soggetto rivoluzionario è l'umanità che non vuole farsi devastare. È un'umanità nascente perché sta appena prendendo coscienza di sé, che ha capito quello che ci stiamo dicendo e non vuole farsi devastare. Non vuole essere sottoposta ad ulteriori fasi catastrofiche perché già ci sono, la Klein li descrive molto bene. L'oligarchia sta già pensando a come sfruttare economicamente le catastrofi, non è contro le catastrofi, sta già pensando come fare soldi pure con le catastrofi. Quindi dobbiamo prendere coscienza di questo, cioè che è una lotta seria, molto seria, e su questo vorrei concludere con alcune note proprio della Klein che posso possono esserci utili, perché da una parte dobbiamo sviluppare una coscienza rivoluzionaria. Cioè diventare consapevoli a fondo di quello che stiamo dicendo, elaborarlo, farlo funzionare in ogni area della realtà, capire come questo funziona, non so, nella sanità, no? nel modo in cui noi curiamo i nostri corpi, o come funziona appunto nei trattati internazionali o nelle istituzioni, o come funziona nella cultura. Come funziona la cultura? Capite? Questa è una domanda tipicamente rivoluzionaria. Le grandi rivoluzioni la prima cosa che fanno è criticare seriamente la cultura dominante. Ma chi sono questi scrittori? Chi sono questi artisti che ci fanno vedere? Chi sono che parlano solo delle loro begucce da quattro soldi? Mentre il mondo collassa, si occupano del loro librettino e arrivano tutti col librettino. Verrà il tempo in cui potremmo criticare anche questo? Sarà possibile? Sì. Tiziana, tu che dici? Tu pensi di sì? Ok, sì, ci proviamo. Potremmo iniziare anche adesso. Ah, io già... già no, no, sì. Ci proviamo da tempo. <ride> <ride> Però è una lotta dura, quindi ci vuole uno sviluppo di una coscienza rivoluzionaria seria. Quindi studiare, mobilitare, mobilitare pacificamente, inventarsi degli eventi culturali, artistici, d'altro tipo che entusiasmino, che facciano di nuovo percepire all'uomo che questo cambiamento radicale è possibile, non è una follia. E poi ci vuole una struttura organizzativa, un'aggregazione leggera ma forte. E qui la Klein è molto brava, lei dice, in passato ho tenacemente difeso il diritto dei nuovi movimenti ad avere strutture amorfe. Sia che rifiutassero una leadership riconoscibile o rifuggissero da richieste programmatiche. No, un po' il senso del movimento che, eh, che vuole rimanere libero da tutto questo. Tuttavia, ammetto che avere trascorso gli ultimi cinque anni immersa nella scienza del clima mi ha resa insofferente. Come molti stanno iniziando a capire, l'ostinato rifiuto di darsi una struttura e la ribellione contro ogni tipo di istituzionalizzazione sono un lusso. Che i movimenti trasformativi di oggi non possono permettersi, cioè, noi andiamo ad un confronto con poteri molto organizzati, molto potenti, in un modo diverso, ripeto, allegro, leggero, consapevole che ha la forza della parola e della coscienza, dobbiamo però anche strutturare aggregazioni, perché gli umani oggi hanno anche bisogno di sentirsi uniti in un processo rivoluzionario entusiasmante. Auguri. Cosa si fa nei casi di standing ovation nell'etichetta? <ride> Grazie. Grazie per questi preziosi interventi. Eh, vi renderete conto che per la mole di cose che sono state dette questa sera eh, nessuno spazio di dibattito sarà mai abbastanza. Quindi eh, una cosa che, che prometto è che sicuramente ci inventeremo a proposito di in inventare nuove cose, nuovi pensieri. Eh, degli spazi dove sarà possibile davvero confrontarsi con chi partecipa e eh, aprire un dibattito serio. In, in queste tempistiche non ce la facciamo perché, come sapete, gli affezionati del ciclo sanno che alle 19.30 la sala deve essere eh, già liberata, quindi mi prendo la responsabilità. Eh, di dire che mh, prenderò simbolicamente 4-5 interventi che devono essere però delle domande, delle domande brevi di un minuto e mezzo, di modo che possiamo oh, fare sì che i relatori magari ci danno altri, altri spunti importanti. Mentre eh, alzate un po' le mani per capire chi vuole intervenire, io lo capisco, benissimo, sono fermi qui gli interventi. Vai Michele. E parla vicino al microfono, per favore. Sì. Allora, la prima domanda è questa. Come mai ci si è ritardato praticamente nell'erogazione dell'acqua potabile, impedendo di fatto eh, la commercializzazione della stessa, perché la commercializzazione è illegale. Questo è il primo punto. L'altro è praticamente la realizzazione, per quanto concerne la tutela ambientale, contro l'emissione di monossido di carbonio, praticamente un progetto che è rimasto in cantiere anche alla FIAT. Per, le pande ad idrogeno sono ferme lì dal 2007 e poi perché non essere noi i primi per le autovetture elettriche far, e farci sopassare dalla Tesla grazie Prego. e chi c'era di là lei Sì. accendi il microfono per favore Parla con quella a fianco. Si sente? Eh, era questo che non andava. Allora, eh, velocemente, eh, Roberto Fico è stato presidente della commissione di vigilanza RAI. Allora, eh, i media. È vero, la rete è importante, noi lavoriamo tanto con la rete, però abbiamo visto dal 2013 che comunque media rimangono fondamentali per la comunicazione. Quello che diceva il dottor Guzzi, professor Guzzi, verissimo, troppa violenza. Allora io mi domando, un codice disciplinare per la televisione pubblica, dove nel momento in cui si venga a ledere la dignità, di una persona si possa intervenire, non si possono fare dei programmi dove la dignità della persona viene lesa con un, vi un linguaggio verbale quotidianamente. Allora è vero libertà di parola nella nostra Costituzione, ma la tua libertà di parola finisce dove comincia la mi il mio diritto alla dignità. C'è troppa violenza verbale sui media, c'è da intervenire. Eh, problemi come il bullismo nella scuola, non io insegno, non possono non essere collegati a questo, perché se noi adulti come... Esempio, i nostri ragazzi diamo questo, io allontanati un po' dal microfono, io no. parlo solo di sgarbi. Cioè, vi ricordate cosa ha fatto Sgarbi durante il periodo elettorale? E allora, come è possibile noi dobbiamo intervenire? Mi chiedo se è possibile una cosa del genere. Eh, è vero, eh, non Movimento no Global, no Global, Naomi Klein, eh, era il 1990-91. Vai a chiudere, eh, per favore. Sì, la zona rossa, noi non possiamo più avvicinarci. Sono 30 anni che noi siamo in guerra. Afghanistan, Iraq, Siria. Ci sono le guerre, non c'è spazio per il diritto all'ambiente, noi come movimento, secondo me, peacekeeping in tutti i settori della società. Su questo dobbiamo puntare se vogliamo rivoluzionare questo mondo. Grazie, Grazie. c'era questo ragazzo qui e poi lei Ciao. e basta. Scusatemi allora, per no, la... prima Il professor Guzzi sosteneva um, perché la socialdemocrazia è in crisi. Perché ha impattato contro la, la globalizzazione e ha preferito i mercati ai diritti, probabilmente. Tornando a questo e a quello che diceva uh, Tiziana Beghin, quando lei parlava di dazi doganali eh, io pensavo a Trump che nel marzo scorso ha minacciato l'Europa le, di, di mettere tasse su, su, sulle auto e quindi tutti quanti sono andati nel pallone. E, e allora si diceva il dibattito era questo, porre dazi doganali significa comunque... Impattare contro la carne viva delle persone perché questi ti fanno pagare l'IVA, figurati poi cosa può succedere con i dazi doganali. E allora cosa facciamo? Sto per dire una parolaccia, torniamo all'autarchia? Grazie. Su Menna. Allora, io volevo porre questa domanda. Si parlava della necessità di partire da se stessi. Perché come dentro e così fuori? Allora se ehm, la vera rivoluzione parte dalla consapevolezza e quindi dalla connessione della persona con se stesso, come riusciamo a combattere l'alienazione e la metacomunicazione che poi in realtà sono alla base della nostra società e del modello che esiste? Bene, grazie. Quali relatori vogliono iniziare a rispondere? Magari Tiziana su queste ultime sono state fatte liberamente, decidi tu da chi dare risposte. Bene, beh eh, sì, sono state fatte alcune... Mh, Alcune riflessioni e alcune domande specifiche. Eh, io risponderei prima di tutto alla domanda relativa a Trump perché è quella che mi riguarda un pochino più da vicino, la questione dei, dei dazi. Allora Trump secondo me eh, è l'esemplificazione di quello che è il concetto che, di cui stavamo parlando poi poco tempo all'inizio dell'incontro, del, dell ossia eh, in realtà... C'è un'idea che è quella del neoliberismo che è, eh, iper, eh, deve essere iperveloce, iperconnettività eh, ehm, e quant'altro, ma che non trova riscontro nella, poi nella realtà dei fatti. Come giustamente diceva il professore. Eh, Dietro ogni azione c'è un'idea, c'è un pensiero. Quindi anche rispetto a questo tipo di eh, atteggiamento spregiudicato che noi abbiamo eh, sui, sui mercati, che siano quelli delle merci, dei materiali piuttosto che quelli finanziari, c'è un'idea ben precisa, sempre e comunque. Eh, L'uomo prima è pensiero, poi è materia e, e, e le azioni non dipendono, eh, o meglio i risultati non dipendono dalle azioni, ma dipendono dalle idee che ci sono dietro. Quindi eh, noi se vogliamo cambiare i risultati, che abbiamo oggi, non dobbiamo cambiare semplicemente le azioni, cosa che si può fare eh, anche mille mille volte. Ma se non cambiamo l'idea che sta alla base di queste, di queste azioni, il risultato sarà sempre lo stesso o poco differente. E allora, Trump che cosa fa? Lui oggi sta per o cerca con la sua potenza di intimidire eh, i suoi partner commerciali e iniziare una, eh, una vera e propria guerra commerciale. No? Le guerre non si fanno più se non in determinate aree del, del pianeta con, con le armi, si fanno prevalentemente con, uh, con l'economia. Uh, il TTIP è stato ribattezzato da tanti la nato economica. No? Eh, e allora che cosa, siccome il TTIP è naufragato, questa è un'opinione però eh, secondo me è subragata da fatti, il TTIP è naufragato ed è naufragato non per gli Stati Uniti, è per un determinato tipo di modello economico. Guardate che la liberalizzazione e l'armonizzazione di certi tipi di normative non è voluta da un paese piuttosto che da un altro, ma da un tipo di modello economico, eh, chiamiamolo oligarchia, chiamiamolo con il nome che, 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 che vogliamo, ma sicuramente per un determinato tipo di eh, soggetti che vedono nella legislazione nella democrazia un ostacolo al loro diritto di fare profitto. E allora Trump che cosa ci dice? E chi è che va a colpire soprattutto? Va a colpire la Germania che è il paese più forte del, eh, dell'Unione Europea e dice io vi metto un bel 20% di, di dazi che non significa soltanto aumento di tasse per noi, eh, significa eh, difficoltà di posti di lavoro per. per eh, Chiaramente chi le automobili le, le produce, ma non si limita a questo. Ha fatto alcune. Eh, pressioni anche più forti su determinati eh, ambienti. La stessa sentenza di pochi giorni fa del, del, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, di cui Trump ha dimostrato di infischiarsene altamente, eh, non della sentenza ma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e eh, gli stessi Stati Uniti anche di Obama, posso dire, io ho assistito a, di, almeno a due ministeriali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e non mi pare che siano stati fatti dei progressi grazie all'intervento degli Stati Uniti, anzi. Eh, eh, Beh, è esatto, è l'esempio lampante di questa pressione che sta mettendo eh, Trump rispetto a un partner come quello che è europeo che dice no alla carne con gli ormoni, no al, al principio basato sulla dimostrazione scientifica. Noi abbiamo un principio di precauzione che oggi impedisce eh, il flusso di merci, to cure, da una sponda all'altra dell'oceano. Quindi richiede processi produttivi, ingredienti differenti, proprio perché gli approcci sono molto diversi. E questo per una nazione come eh, eh, gli Stati Uniti che fanno dell'economia di scala, chiaramente oltre a tante altre cose, eh, una ragione del loro successo economico è un grosso problema, eh, queste potrebbero essere interpretati come dei segnali. Eh, la mia risposta qual è? La mia risposta è che filosoficamente parlando noi dobbiamo cambiare paradigma cioè la rivoluzione oggi passa anche nella convinzione che la competitività non ha più una storia, non ha più un futuro e questo è qualcosa che nessuno vuole capire Applausi perché finché c'è competiz competizione ci saranno vinti e vincitori e in ogni era storica e anche in questa c'è qualcuno che vuole vincere a scapito di qualcun altro, ma è un sistema che non può andare avanti. Qui il coraggio è quello di prendersi la responsabilità e di portare avanti un'idea rivoluzionaria che è quella della convergenza contro la competitività, che non significa andare a scomodare filosofi eh, eh, anche scomodi, no? perché se il, il turbocapitalismo fa paura, anche un certo tipo di comunismo fa paura. Non andiamo a scomodare o a evocare un, un certo tipo di, eh, eh, di futuro che è, altra, che è altrettanto non auspicabile. Ma un mondo dove tutti vincano qualcosa è possibile, basta immaginarselo e poi realizzarlo. Quindi la strada è lunga, ma i primi, facciamo i primi passi. Roberto, vuoi dare tu qualche riscontro alle domande? Io ho segnato RAI, codice etico. Um, il codice etico in realtà c'è. C'è per le televisioni e c'è per il servizio pubblico. C'è anche un contratto di servizio che elabora la Commissione di Vigilanza, che è un parere su proposta del Governo e della RAI, e questo contratto di servizio è quello che poi regola e dice cosa eh, la RAI deve, deve fare. In parte non c'è dubbio che in parte viene assolto perché poi ha una programmazione molto ampia la RAI, quindi in parte viene assolto e in parte non viene assolto. E spesso ci troviamo di fronte senza dubbio ad atteggiamenti, a comportamenti, a modalità che non vanno, che non vanno assolutamente bene. E lì ho un lavoro che è molto grande, che in parte, in piccola parte, in questi anni. Ho cercato di fare, abbiamo cercato di fare, ora non elenco qui tutta una serie di cose che sono andate bene, diciamo che ci sono ancora tante cose che vanno male e, e dobbiamo riuscire, non so se lo sapete tutti, tutti ma è partita. Ehm, eh, abbiamo pubblicato proprio come Camera dei Deputati eh, la chiamata per ricevere i curriculum dei partecipanti per diventare poi consiglieri di amministrazione del CDRI come la nuova, la nuova legge. L'invito che ho fatto io a tutto il, il Parlamento è di scegliere non persone di appartenenza, ma persone indipendenti che hanno merito, hanno fatto un percorso per cui oggi possono essere in modo libero e competente e senza conflitti di interessi consiglieri di amministrazione della RAI, perché cambiando lì, poi a cascata e a discesa, può cambiare tutto il servizio pubblico e farlo diventare finalmente eh, indipendente a tutti gli effetti, nei concetti in cui ci siamo detti. Allora, prima di dare la parola eh, al professor Guzzi per le conclusioni, anche per, per rispondere a qualche intuizione che è arrivata dal pubblico, eh, volevo dirvi che il, il prossimo e per il momento ultimo appuntamento di questo ciclo eh, di seminari rivoluzionari sarà il 28 giugno. Parleremo di neoliberismo e nuovo umanesimo alla luce delle nuove tecnologie. E eh, faccio anche un appello ai miei colleghi parlamentari, che sono, sono in tanti, che ringrazio nuovamente, ad aiutarmi appunto, nello spirito della cooperazione, a eh, far avanzare questo, questo progetto e integrarlo anche, grazie a, al vostro percorso, alle vostre competenze. Io ho già qualche idea e ve l'ho anticipata. Quindi, grazie a tutti voi e alla prossima. Professore. Eh, qui è stato evocato un concetto come alienazione, eh, quindi un tema immenso che poi è un po' il tema eh, di stasera. Cioè, cioè, intanto eh, dobbiamo ricordare, e credo sia utile, che questo concetto ha occupato la riflessione filosofica e politica europea per lo meno per 150 anni, almeno a partire da Hegel. Oggi non se ne parla più. Non si parla di alienazione. L'altro giorno, all'aria che tira, ho detto alienazione, e ho detto: Nessuno parla più di alienazione. E mi guardavano, come dire, allora, avevo detto: Beh, Forse siamo così alienati che non si parla più di alienazione, perché per parlare di alienazione vuol dire che hai comunque una memoria di non alienazione. Allora, noi siamo talmente alienati che non parliamo più di alienazione. Siamo talmente dentro Matrix che nessuno più pensa che se ne possa uscire o che se ne debba uscire. Questo vuol dire. Rendercene conto vuol dire avviare un processo rivoluzionario molto serio, culturale prima di tutto, culturale. Un sociologo, psicologo come Paul Hawken, già qualche anno fa diceva: la nostra mente è indirizzata, o sarebbe meglio dire forgiata dai media al servizio delle corporation che li sponsorizzano. E questo, ragazzi, eh, dobbiamo, dobbiamo dirlo. Cioè i media non sono una cosa tra le altre, noi li trattiamo come se fossero, non so, una cosetta tra le altre. Quella è la cultura popolare in cui siamo immersi, è l'ambiente, come si dice, è l'ambiente in cui viviamo. È vero che grazie a Dio c'è la rete, grazie a Dio perché se no non staremmo qua. Se non ci fosse stata la rete internet sicuramente Roberto Fico non sarebbe qui a fare il presidente della Camera. Se tutto fosse stato gestito dai mass media diciamo classici io non sarei qua di sicuro quindi teniamo conto dell'importanza della rete e sviluppiamone le potenzialità che sono immense, però i media sono anche gli altri e sono anch'essi molto forti, molto potenti e determinano ancora moltissimo l'ambiente mentale, quindi spirituale, culturale del popolo. Quando tu bombardi e dai per scontato anche qui la filosofia che c'è ma non viene esplicitata, io voglio che si ridiscuta l'interruzione pubblicitaria, io voglio che si ridiscuta come fatto culturale. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo che almeno nel servizio pubblico, poi è chiaro che. Eh, però anche su quello si potrebbe. Eh, ecco, però che ci, la gestione, il linguaggio. Io voglio che si faccia un'analisi culturale e critica del linguaggio pubblicitario. Perché è immenso, è continuo, sono ore e ore e ore di bombardamento. Ma è possibile che io mi devo sentire il GR e prima mi devo sentire 4, 5 cazzate? Ma perché? 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 Chi l'ha detto? Io voglio che si discuta, io voglio che democraticamente queste cose non vengano più date per scontate. Che li, si ridia a queste cose il valore che hanno, sono cose gravi che agiscono sulla psiche. Ci sono generazioni di psicologi che studiano come renderci deficienti, sono lì a, a, a pagamento, studiano notte e giorno come farti comprare l'ultima cosa inutile che ti vogliono vendere. Questo è innocuo. Questo non è tema democratico, questo poi non influenza, no, influenza, influenza. Poi ci lamentiamo che i giovani sono un po' inerti, ma già negli anni 90, io facevo i programmi alla RAI, appunto negli anni 90 c'era pure il mio amico Andrea, c'erano già gli allarmi degli psichiatri che dicevano, guardate che noi stiamo formando la prima generazione che si evolverà sulla base di soli due sensi, la vista e l'udito, e apprenderà il mondo senza alcuna mediazione emotiva. Questo non è mai successo, non sappiamo quali effetti potrà avere. Ora, un effetto mi pare evidente, l'atrofizzazione dell'immaginazione creatrice. Se tu un bambino dai sei mesi in poi lo sottoponi ad un assorbimento mostruoso di immagini forti, potenti, emotive e non mediate, la sua capacità di immaginare in forma creativa si atrofizza, si muore. Allora, sono temi di cui vogliamo parlare. Questa è l'alienazione. Questo è solo un livello di alienazione. Dobbiamo tornare a parlare di alienazione. Dobbiamo e non recuperando, come diceva giustamente Tiziana, filosofie ottocentesche che, che hanno fatto il loro tempo, ma andando molto oltre, molto oltre quello che Marx poteva concepire come alienazione. Noi oggi abbiamo dei dati, anche attraverso un secolo di psicologia del profondo, la spiritualità molteplice che si sta sviluppando, la sensibilità ecologica, ambientale, sulla vista, sull'udito. Noi sappiamo che tutto quello che vediamo ce lo mangiamo, è mangiare, le immagini sono mangiare. Che, che effetto fanno sul corpo? Ci sono ricerche? No. O ci sono e non te le fanno conoscere. Quindi, il lavoro è grande, combattere con l'alienazione vuol dire prima di tutto denunciarla. Prima di tutto bisogna dire questo è alienante, poi lo si incomincia a correggere, ma se non viene più detto che qualcosa è alienante, è hanno vinto, hanno stravinto, viene dato per scontato, per ovvio, per naturale, ciò che è innaturale e violento, e questo va denunciato. Sarà una lunga lotta, bella, piacevole e non violenta. E voglio concludere proprio con un grande pensatore rivoluzionario non violento del XX secolo, che è Martin Luther King, che io amo particolarmente perché quando a 13 anni feci la mia prima tesina in terza media, la feci su Luther King che era morto da poco. E lui in un momento altrettanto forte, con un bisogno altrettanto forte di cambiamento, dice parole che però valgono ancora per noi. Lui dice, noi come nazione dobbiamo sottoporci ad una rivoluzione radicale nel campo dei valori. Dobbiamo iniziare subito a passare da una società orientata alle cose verso una società orientata alle persone. Questa è la rivoluzione. Quando le macchine e i computer, le ragioni del profitto, e i diritti di proprietà sono considerati più importanti delle persone, è impossibile sconfiggere la gigantesca triade formata dal razzismo, dal materialismo estremo e dal militarismo. Quindi una rotta ce l'abbiamo, dobbiamo organizzare questo processo e godercelo, perché è molto divertente. La rivoluzione, quella vera, quella non violenta, quella che abbiamo davanti, è la cosa più divertente e direi più erotica del mondo. Diverti questo.